Sono in panchina, direi, anzi, l'altro giocatore che è in panchina è Giulio Crosta. Passiamo a dirvi anche il direttore di gara, che è il signor Giuseppe Colangeli, con gli arbitri Alvaro Ciani e Davide Matteocci del comitato di Rieti. Vediamo questa prima giocata da parte del giocatore della Virtus L'Aquila, Sebastiano Barbieri, che ottiene subito un ottimo punto e sicuramente andrà alla bocciata Gianluca Manuelli. È bersaglio, quindi sicuramente avrà dichiarato il pallino, sembra che la boccia tocchi quasi, il pallino si muove, quindi giocata valida. Vediamo un po' a fondo campo, questo è l'arbitro Giuseppe Geli che dirige questo incontro e poi naturalmente vi terremo informati anche sui risultati parziali, giocata per giocata, tirata per tirata. Dall'altro campo dove sta giocando la terna, vediamo Manuelli all'accosto a fondo campo. Campi che sicuramente conosce benissimo per averci giocato per 4 anni e di conseguenza, oltre che alla sua innata bravura, c'è da tenere in considerazione la sua grande conoscenza dei campi di gioco. C'è una raffata da parte di Sebastiano Barbieri che non colpisce, come avete visto. Oggi, tra l'altro, inizia anche il campionato di Serie B. Poi vi diremo anche gli incontri odierni della Serie B, ma saremo sicuramente in contatto con tutti i campi della Serie A per darvi i risultati parziali, ma al momento non siamo in condizione di darvi anche quelli della Serie B. Magari invito qualcuno che su questi campi, se magari ci vogliono mandare i risultati, sia parziali che finali. Posso anche, magari solo del centro-nord, oggi Castelfidardo, Ancona, Mosciano, Teramo, Eretum, Bocce, Roma, Fontespina, Macerata, Montesanto, Macerata, Calatadoro, dell'Alto Verbano, Varese, Tritium, Bergamo e Sant'Erminio, Perugia. Questi sono gli incontri del girone centro-nord del campionato di Serie B che debutta proprio oggi. Parvini è andato a visionare il gioco e ancora non è molto convinto sul da farsi. Potrebbe avere in effetti alcune varianti, ma preferisce chiudere ancora con l'ultima boccia di tornata, mentre Manuelli ne ha ancora due a disposizione. Ora è Manuelli che ha chiesto all'arbitro di andare a visionare il gioco. Nel frattempo magari vi mettiamo a conoscenza dei direttori di gara che quest'oggi sono sui campi della Serie A a Colbordolo, per Colbordolo Boville c'è Chianella, alla Pinetina, la Pinetina Monte Gridolfo c'è Zauli, a Treviso Monastier Rinascita c'è Antolini, Montecatini, Montegranaro, Rinaldi e qui all'Aquila è il signor Colangeli. Abbiamo visto che con due bocce in mano Manuelli non ha ritenuto opportuno spostare o muovere qualcosa a fondo campo o fare gioco con la sua unica fuori dal punto.
si accontenta di un punto e quindi, prima tornata, 1-0 per il portacolori della formazione dell'Ancona 2000. Quaranta circa a questo punto. Inquadrato Sebastiano Barbieri, noto anche con il nick o il nomignolo Seba. Non fa meglio Sebastiano, anzi, una giocata direi non tanto buona, punto non difficile da prendere per questi giocatori, ma come vedete siamo ai primi tiri, ancora freddi, vedete, ha aggiustato il tiro e questa volta prende il punto. Bocciata di Raffa per Gianluca Manuelli. Boccia di vantaggio per Manuelli. Questa stagione Dino Tarquini, che è il CT della formazione aquilana, ha pensato di far competere nella specialità individuale Sebastiano Barbieri, mentre nella passata stagione lo è stato, direi quasi per tutta la stagione, Giuliano De Nicola. Sono mosse tattiche, probabilmente studiate a tavolino, e a Roma Sebastiano ha giocato contro Palma pareggiando il suo incontro dell'individuale, vincendo il primo e perdendo il secondo. Punto rimane, ultima boccia per Barbieri, che con l'ultima boccia dichiara il punto di volo. Nella terna 1-0 conduce Ancona. Andiamo alla bocciata di Sebastiano, colpisce in testa, comunque fa gioco, porta la sua a fondo campo, due bocce per tutte e due giocabili di Raffa, probabilmente ha il terzo punto in terra, Manuelli tenterà sicuramente il sottomano, vediamo un po' se sarà così, eccolo, sottomano, smezza, il suo intento era quello di rimanere, ma comunque e ora può tentare nuovamente il sottomano sulla boccia del punto, il secondo è il suo, quindi possibilità di fare, se colpisce, se colpirà, uno o due punti, ma è di diverso avviso Manuelli, non tira e si accontenta di andare a punto e quindi o farà un punto o lo lascerà. Sì, prende il punto e quindi 2-0 per Manuelli. Prima di far gioco nel campo vicino stava
stavano tirando, quindi ecco Manuelli pronto per l'accosto. Ottima boccia. Vediamo un po' se tirerà il pallino, crediamo, perché eccolo qua. Era nella zona del volo e quindi di raffa solo il pallino, e il pallino viene colpito da Barbieri, ma non è molto contento. Il pallino si è alzato di un metro e mezzo, ma comunque la sua boccia è proprio nell'angolo sinistro. E quindi è rimasta a fondo campo, un punto prendibile per Manuelli. Ottima boccia, ma è una boccia che non dovrebbe dare fastidio più di tanto. È una sponda che in gergo si dice tiene. Vedete la boccia di Barbieri, se ne va, ci sembra, inizio abbastanza stentato per Sebastiano, questo è il terzo, la terza tornata ed è la undicesima boccia che tira. Questa sembra valida, va anche a coprirsi leggermente, ma Manuele non ci pensa nemmeno a tirare, in quanto potrebbe avere anche l'appoggio su quella boccia di Barbieri, su quella del punto. Questo sembra non entri, vediamo un po', vedete? Non l'ha caricata abbastanza ed è sicuramente un errore nel rilascio della boccia. Questa è caricata molto di più, vediamo un po' se scenderà poi sulla boccia del punto, tirata molto bene, vedete? Questo era il gioco che si era prefissato, ma che in precedenza non gli è riuscito. Punto preso e non c'è la possibilità di tirare, potrebbe forse nemmeno tirare il pallino, niente da fare, anche nella parte opposta l'unica boccia è quella di Manuelli. Non ci sarebbe, secondo il mio punto di vista, nient'altro da fare che prendere il punto, andare alla costa. Vediamo Sebastiano, se punto molto stretto, ma potrebbe avere la stessa possibilità di Manuelli di tirarla verso la sponda sinistra e poi con l'aiuto... Vediamo invece cosa... ci sembra orientato a tirare, vediamo se tira il pallino, probabilmente, ma il pallino rimane là e Manuelli in camera un altro punticino che lo porta sul 3-0. Probabilmente aveva, perché se preso il pallino da quella parte e portato sulla destra, la boccia sulla destra l'aveva solo Manuelli, probabilmente era sua intenzione prendere pallino e boccia sua in fondo alla tavola, la prima boccia che aveva tirato il pallino, ma così non è stato, 3-0, ripeto, per Manuelli. Molto concentrato, mi sembra, sulla partita Gianluca Manuelli.
seconda tornata della terna, 2 punti per la Virtus L'Aquila che si porta sul 2-1. Prende il punto in questa circostanza Barbieri, al tiro Manuelli. Quello di Manuelli è un punto sì prendibile, ma sul corto, vedete, è sempre difficoltoso. Campo sicuramente ha una leggera pendenza sulla parte sinistra, vedete la boccia come sta andando all'interno, guarda caso, forse era di forza giusta, anzi, credo addirittura dovrebbe essere nulla. Vediamo un po', un errore, stavo dicendo già che le bocce corte sono sempre fastidiose, conoscendo il campo che comunque la boccia, oltre che sbagliata come traiettoria, era anche lunga, vedete, ha colpito la boccia corta e ha fatto circa 75 centimetri colpendo la piena, quindi era decisamente lunga. Ancora Lacoste con la terza boccia, Sebastiano Barbieri non riesce a passare. Anche questa volta la boccia è stata tirata, crediamo che l'avesse tirata per l'esterno come la prima, ma troppo bassa. Quella di prima era abbastanza lunga, questa era corta e quindi direi, tra virgolette, giustamente, in questo momento Barbieri sta perdendo per 3-0, ma non sta giocando sicuramente bene. Dobbiamo tener conto anche dell'avversario, ma il gioco parla chiaro. Anche questa non sembra tirata bene. Il punto rimane di Manuelli, che con 2 bocce in mano, punto a terra, conoscendo benissimo il campo, direi che ha la possibilità di inserirle entrambe. Vediamo. Vedete la traiettoria molto larga e come sta cadendo, tra virgolette, la boccia di Manuelli. Adesso vediamo che è abbastanza lunga, non sappiamo se se sono 2 punti. Questa mi sembra corta, però vedete come scende. Adesso controlliamo il punteggio, 1 punto solo, quindi comunque 4-0. E predilige la sponda sinistra sia nell'andare che nel tornare. Boccia molto grande, molto larga da parte di Gianluca Manuelli. Stavolta Sebastiano non ha difficoltà a prendere il punto, ma ancora ci sono circa 50-60 centimetri. Ma non ne vuol sapere Manuelli di andare a punto e intanto con la seconda boccia va in bocciata. Ancora un ottimo accosto per Sebastiano Barbieri, ancora al tiro Manuelli.
colpisce ancora, sicuramente Gianluca Manuelli con queste bocciate cercherà di perdere un punto sapendo di aver giocato la prima boccia male. Questo potrebbe essere anche prendibile e dare poi la eventualità, possibilità a Barbieri di togliere con una bocciata il punto eventuale di Manuelli, che toglie, e crediamo che sia anche un po' brutta questa boccia. Quindi o di volo o appunto o niente, perché le bocce, il pallino niente, perché le bocce a fondo campo sono di Manuelli. Quindi Barbieri decide di andare a costo. Non facile questo accosto, perché la boccia di Manuelli è buona, ma sembra buona anche quella di Barbieri, e così è, e raccoglie il primo punto Sebastiano Barbieri per la Virtus L'Aquila 1-4, mentre ancora non è terminata la terza tornata nel campo attiguo, dove stanno giocando le Terne, con Marco Di Nicola, Giuliano Di Nicola e Mirko Savoretti per la Virtus, Cappellacci, Cesini, Patregnani, direi un'ottima terna da parte di Ancona 2000. Il punteggio, ve lo ricordo, è di 2-1 per la Virtus L'Aquila nella terna, mentre nell'individuale 4-1 conduce Manuelli. Sponda sinistra, non cambia la sponda sia per Manuelli, che ha tirato fino a questo momento 4 pallini sempre sulla sponda sinistra. Pallino ancora da parte di Sebastiano Barbieri sulla sinistra del campo, ma non fa la boccia buona. Boccia oltre 70 centimetri, larga tra l'altro, quindi non impossibile da... Vedete, Manuelli non ha difficoltà a togliere questo punto. Stranamente non boccia. Barbieri, conoscendo naturalmente la possibilità di poter entrare tra sponda e addirittura boccia nella sponda da parte di Barbieri, qui doveva tirare, secondo il mio punto di vista, o la boccia o addirittura anche il pallino, avendo giocato una bruttissima boccia iniziale, oltre appunto la boccia, la prima boccia cattiva, la seconda l'ha giocata all'asse, terza boccia per Barbieri, vediamo un po', questa è giocata benissimo, toglie il punto, vediamo Manuelli al tiro di volo. Bellissima, bellissima giocata, perché solo così avrebbe potuto portare via pulito, e questa era l'intenzione, e questo è successo, perché tirando di raffa probabilmente avrebbe potuto spostare il pallino, ma colpendo la boccia come l'ha colpita, avete visto, ha tolto la boccia pulita. Vediamo cosa tira il pallino, e lo colpisce e addirittura lo annulla, bravissimo in questa circostanza Barbieri, che ha annullato un tiro per lui ormai in netta difficoltà, e quindi salvataggio direi sul pallino, punteggio che rimane sul 4-1, mentre la terna di Ancona 2000 realizza 4 punti nella tornata appena conclusa e si porta in vantaggio sul 5-2. Si vede nel, lo vediamo nell'inquadratura, in questa inquadratura, la parte alta a sinistra dello schermo,
Il punteggio per Ancona 2005-2 è 4-1 per Manuelli. Diciamo che sia nella terna che nell'individuale Ancona sta è in vantaggio. Pallino un po' più fuori dalla sponda, ma boccia che ancora non riesce, la prima boccia non riesce a farla ottima o buona. Manuelli non ha difficoltà a prendere questo punto. Tiro di volo per Sebastiano Barbieri. Pulita questa boccia. Ora è Manuelli che dichiara la boccia del punto al volo. Secondo punto è di Manuelli. Ottima giocata, rimane dentro, quindi due punti a terra per Gianluca Manuelli. E passa subito al pallino, gioco pesante direi, colpisce Sebastiano il pallino, vediamo un po' a fondo campo, sono tre punti per Sebastiano Barbieri, anche se uno discreto e gli altri due sono totalmente lontani. Quarto punto, vedete sulla destra, il quarto punto di Manuelli che ha due bocce in mano. E subito riesce a togliere, e quindi ultima boccia per Barbieri, sembra intenzionato andare al tiro, e così, vediamo, non colpisce. Possibilità per Manuelli di prendere, di raccogliere due punti e portarsi a 6, 5 a terra. Sembra di no, l'arbitro scuote il capo. Un punto, e quindi un punto, 5-1 nell'individuale, 5-2 nella terna, sempre a favore di Ancona 2000. Questa volta il pallino viene giocato al centro del campo. Manuelli fa un'ottima boccia. Vediamo se sarà bersaglio. È sola. Tiro valido da parte di Sebastiano, il punto rimane di Manuelli, bocce chiare per Ancona, bocce verdi-nere per la Virtus. C'è un discreto pubblico, come al solito, qui a Bazzano per gli incontri di campionato della Virtus L'Aquila. Non è proprio buona questa boccia.
Vediamo un po' Manuelli se deciderà di tirarla, ma c'è tanto spazio, crediamo che vada a punto invece tira. Avendo il secondo punto dentro, continua a colpire, direi che sotto questo profilo hanno sbagliato pochissimo nel tiro, entrambi, mentre Sebastiano ha sbagliato, secondo il mio punto di vista, più bocce appunto rispetto a Gianluca Manuelli. Questa è buona, leggermente lunga, ma comunque sempre un'ottima boccia. Tiro di volo per Manuelli, che ha solo una boccia dentro. È naturalmente in vantaggio di bocce, quindi torna direi all'attacco. Bella questa bocciata di Manuelli, vediamo un po' se rimane dentro anche il secondo punto, sarà costretto eventualmente a metterla lontana perché ha la possibilità sul 5 di fare anche 3 punti tirando una bella bocciata di volo. Sebastiano chiede se è un punto, crediamo che l'arbitro gli abbia dato l'ok per un punto. E in effetti lui la accosta più possibile vicino al pallino. La boccia dichiara e ci sembra intenzionato a tirarla sottomano, eccola! Tirato sottomano, crediamo che sia rimasta dentro quella di Manuello, ci sono 2 punti ed arriva Gianluca Manuelli ad un punto dalla vittoria di questo primo set, il punteggio è di 7-1. Tiro lungo a centrocampo. Ottima boccia. E al tiro, crediamo sul pallino da parte di Sebastiano Barbieri, vediamo un po'. Passa tra la boccia e il pallino. Sembra ormai che questo set vada a Manuelli, colpisce questa volta Sebastiano e fa un ottimo punto a fondo campo, bella, bellissima boccia da parte di Manuelli, colpita quasi pieno, dovrebbe aver fatto il punto, ma sarà l'arbitro a dircelo, guardando la prospettiva dalle nostre telecamere, quindi sembra decisamente bianco, ma l'arbitro va a constatare con la misura, ma è il punto di Manuelli. Ripeto, 7-1 il punteggio a suo favore. Si sta per concludere la tornata nella terna, ripeto 5-2 per Ancona 2000, vediamo un po' come sarà terminata questa tornata e poi vi aggiorneremo sul punteggio della terna.
un punto per la Virtus L'Aquila, quindi si porta sul 2 punti, 4-5. Dove il puntista è Giuliano Di Nicola. Non riesce a togliere il punto Barbieri, ultima boccia per lui, ripeto, Manuele chiama 7, quindi con due bocce in mano ha la possibilità di chiudere in questo tiro. Gli mette una bella boccia con l'ultima Sebastiano Barbieri, la mette coperta, dovrebbe tirare la corta, in effetti, eccola la corta sua a metà campo, può far gioco, sicuramente lo farà, ma il punto è ancora di Barbieri, ci sembra. Dovrebbe essere un punto solo da parte per Barbieri, ma Manueli ha ancora una boccia per poter far partita. Allora, aspettiamo, è un punto, sì, un punto di Barbieri. Eccolo, viene segnalata con la stecca da parte dell'arbitro e Manueli prova di colpire la boccia del punto. La colpisce, passa dietro il pallino e conquista abbastanza agevolmente, direi, il primo punto per la squadra di Ancona, Gianluca Manuelli che vince per 8-1. La terna, ripeto, 4 Virtus, 5 Ancona.